Questa è proprio forte, Doc, è grande. Ma senti, funziona con la benzina normale? Sfortunatamente no, ha bisogno di qualcosa di un po' più vivace. Anche se non è la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro e purtroppo non può portare i suoi due passeggeri indietro nel tempo, il funzionamento è lo stesso, l'elettricità. La Tazari NVG potrebbe essere l'auto del futuro, lunga quanto una Smart, a trazione posteriore, 500 kg di peso, da 0 a 100 in 5 secondi, batteria in litio, telaio in alluminio e 4 freni a disco. Una sportiva in miniatura, tutta made in Italy, anzi made in Imola, da un'intuizione dell'omonima famiglia che punta ad un mercato ancora in evoluzione, quello dell'auto elettrica. La macchina è accesa, come potete vedere non fa nessun tipo di rumore, quindi può sembrare strano, ma il motore elettrico è così. E questa macchina fa con 2 euro 140 km, sta riscuotendo molto successo. Anche in Umbria abbiamo vendute veramente molte, è un mercato che parte adesso. E le impressioni di chi sale a bordo sono positive. Sembra silenziosa, assetto sportivo, questa quindi è un po' rigida, varie combinazioni. Bene, molto bene, un'impressione molto favorevole. Anche se lo Stato offre rimborsi fino a 5.000 euro per auto di questo tipo, l'unico scoglio però è il prezzo, 18.000 euro, ancora troppo per comprare il futuro.